70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione italiana e i giovani del Golfo di Policastro sono sempre più lontani dalla politica attuale. La riflessione sui giovani, la politica e l'Europa, organizzata dal Rotary Club Sapri Golfo di Policastro questa mattina presso il Cineteatro Ferrari, è stata anche l'occasione, infatti, per illustrare i risultati di una ricerca compiuta dal Dipartimento di Scienze Politiche della Federico II di Napoli attraverso la somministrazione di un questionario alle classi quarte e quinte delle superiori di Sapri. Emerge un profilo molto interessante dove i giovani sostanzialmente non si riconoscono nella classica distinzione della destra e della sinistra, hanno una scarsa fiducia nelle istituzioni, con un'attenzione forte all'Europa, ma soprattutto ai programmi, alle politiche dell'Unione Europea, che fanno ben sperare. Inoltre emerge una forte disinteresse, se vogliamo, per quelle che sono le attuali compagini politiche e una visione per il futuro che richiede un'attenzione a quelle che sono i bisogni e le esigenze dei giovani. Dall'indagine emerge che i giovani parlano di politica prevalentemente in famiglia, con i genitori o con i compagni di scuola, con gli amici. Ovviamente i giovani hanno bisogno di trovare anche altre forme di socializzazione politica che non siano solo quelli delle moderne tecnologie, ma che siano anche quelle di un recupero delle vecchie tradizioni, della lettura e dell'approfondimento. Dei risultati importanti che tracciano il profilo delle generazioni locali e il futuro che va imboccato. L'incontro di oggi, nel corso del quale è stato presentato anche il libro del professore Remo Roncati, Verso la giustizia sociale, le ragioni di Alcide De Gasperi, rientra nel programma delle celebrazioni del 70° anniversario della Costituzione italiana ed è stata una lezione ai più giovani sulla democrazia, sulla sua storia e sul ruolo importante che la politica deve recuperare per riaccendere l'attenzione delle nuove generazioni. Tra gli intervenuti, oltre ai rappresentanti del Rotary Club di Sapri, il sindaco Antonio Gentile, il procuratore di Lago Negro Vittorio Russo e i rappresentanti delle forze dell'ordine.